Il dottor Giuseppe Casale, augurandoci la nostra vittoria, sarà il nostro assessore alla sanità, alla qualità della vita e all'ambiente. È un noto medico, cardiologo, noto non solo per le sue qualità professionali, ma per le sue battaglie proprio. Una voce fuori dal coro in tanti anni di attività. Per molti è stato ed è più facile conformarsi e uniformarsi alla logica del potere, alla logica dei più forti. E quindi ho deciso di assegnargli le deleghe alla sanità, alla qualità della vita e all'ambiente, che sono poi quelle, diciamo, consone al suo status professionale. Oggi vogliamo parlare proprio della questione ambientale, perché un medico fa quel giuramento, il giuramento di Ippocrate, e quel giuramento lo porta sempre con sé, non solo quando è col camice bianco e in sala operatoria e in corsia, ma lo deve portare ogni giorno questo giuramento dentro di sé, e quindi metterlo a disposizione, servire la città. In questo senso, Pino, io ti ringrazio per aver accettato la mia proposta. Quindi parliamo proprio di questione ambientale. Come ti ho detto all'inizio, ripeto, accettare la proposta era intanto un atto di dovuto nei tuoi confronti, che, come hai detto tu, mi sei stato sempre a fianco nelle battaglie che io ho cercato di combattere nell'ambito ASL. Poi l'emergenza ambientale, voglio dire, è ormai, voglio dire, un fatto stra-acclarato, stra-accertato, non passa giorno in cui organismi internazionali riconoscono, abbiano definito Taranto una macchia praticamente nera nell'umanità. I vari servizi che recentemente RAI3 e Report hanno messo in onda hanno dato uno spaccato, ma semmai ce ne fosse bisogno per chi non conosceva, per chi non conoscesse questa situazione, di quella che è la situazione a Taranto e la situazione in determinati quartieri di Taranto, tipo Rione e Tamburi. Che dire, è veramente strano che nessuno delle precedenti amministrazioni abbia fatto più delle solite dichiarazioni di comodo per cercare di fare qualcosa per mettere un freno a questa strage. Come dici in tu. In questo senso, uno, Taranto purtroppo è stata definita dall'ONU tra le tre città più inquinate al mondo. E poi, bisogna chiarirlo, il sindaco è la massima autorità sanitaria cittadina, quindi non si può dire che il sindaco ha le mani legate, il sindaco ha i pieni poteri nell'emettere ordinanze di chiusura contingibili ed urgenti, in base all'articolo 54 del TUEL, testo unico degli enti locali, quarto comma. Quando parla l'articolo di gravi pericoli, appunto, alla pubblica incolumità e alla sicurezza cittadina. Ecco perché io ho scelto la tua figura, perché chi meglio di un medico può, appunto, oltretutto ti sei occupato, come abbiamo già detto, nei tuoi studi di mesotelioma pleurico. Quale persona più di un assessore alla sanità, all'ambiente, può essere, come dire, può lanciare l'impulso, l'input, appunto, per quello che accade? I dati epidemiologici sono impietosi, l'aumento di mortalità e morbidità per malattie neoplastiche, per malattie cardiovascolari sono sotto gli occhi di tutti. Anche l'incidenza di patologie di un certo tipo psicologico-psichiatrico, diciamo così, nei bambini sembra che siano reali e attuali. Quindi cosa può fare un assessore alla sanità medico? Beh, intanto mettere fine a quelli che sono stati i dubbi nel passato, cioè se i campionamenti delle polveri siano fatti nella maniera in cui debbano essere fatti. Io adesso non ho gli strumenti per poter dire che nel passato non siano stati fatti. Cioè, è stato contestato il fatto che i rilevamenti avvenissero con delle centraline non tarate per gli impianti industriali.
Quindi cosa può fare un assessore alla sanità medico? Intanto andare a verificare che queste centraline siano tarate per poter campionare ben bene le famose polveri. Il contatto diretto con l'ARPA. Il contatto diretto con l'ARPA e poi oltretutto, sempre a questo fine, cercare di posizionare queste centraline non in una zona dove magari i flussi siano a bassa potenzialità, ma metterli magari a Rione Tamburi e per vedere veramente qual è poi il flusso di campionamento di polveri tossiche che respiriamo. Ma sono sufficienti i servizi che hanno mandato recentemente report Rai 3 per rendersi conto del livello in cui siamo. Io stesso, piccino, sono nato e cresciuto sui Tamburi e via Donizetti, ricordo vivamente come sui muri del balcone, perché prima i balconi erano fatti in pietra, la mattina ci alzavamo con il minerale e sto parlando del 58-59, praticamente siamo 3-4 anni. Un olocausto ambientale protratto negli anni. Un olocausto ambientale veramente protratto negli anni. Ricordo, ripeto, a mia madre che la mattina andava ogni mattina a spazzare lì con la scopettina il parapetto del balcone dalla polvere minerale. Quindi è una storia che dura da 30 anni, da 40 anni, alla quale dobbiamo cercare di mettere fine. Ecco, un impegno certamente grosso, perché intorno a quella fabbrica ruotano poteri fortissimi internazionali, però io ho voluto mettere in questo posto, io dico l'uomo giusto al posto giusto, un uomo coraggioso che lo ha dimostrato in 40 anni di attività professionale, perché le sue battaglie anche contro il sistema, contro l'ASL, hanno riempito la cronaca locale. Luigi, grazie di questo. Sì, dobbiamo cercare di fare quello che è nelle nostre possibilità. Cercheremo di farlo, speriamo che i cittadini ci diano fiducia, voglio sperare che tutti quei cittadini che giustamente percorrono purtroppo molto frequentemente cortei funebri con fiaccoli in mano, poi nel momento il 12 giugno si mettono veramente a quel punto la mano sulla coscienza e pensino veramente a chi devono dare il voto, altrimenti veramente sarà tutto inutile.